Ancora una volta il cambio dell'allenatore coincide con la vittoria. La Spalli Marchesi ottiene la prima affermazione in campionato a spese di un Bologna che non riesce ad espugnare il proprio terreno. Ferraresi pericolosi già al nono, una punizione di Breda da 20 metri termina fuori di poco. Risponde il Bologna al 17esimo, tiro piazzato di Incocciati, una deviazione mette in allarme Battara. I rossoblù passano al 34esimo, punizione di Incocciati, Turkilmaz svetta di testa a centro area e trafigge Battara. Al 38esimo l'arbitro Bettin espelle il tecnico Bersellini, reo di non volersi sedere sulla panchina. Senza allenatore il Bologna nella ripresa si rende ancora pericoloso con Pessotto che dal limite impegna seriamente Battara. Marchesi allora manda in campo Soda al posto di Olivares e la punta appena entrata firma il raddoppio su cross preciso di Papiri. La retroguardia rossoblu va a farfalle e dopo appena due minuti Nappi conclude in rete una mischia sottoporta. È l'1-2 del KO. Tenta di reagire il Bologna al 21esimo, combinazione Stringara-Trochet, Battara manda in corner. La Spal agisce in contropiede, al 36esimo sfiora il terzo gol con Ciocci, il suo tiro lambisce il palo. All'ultimo minuto i rossoblu potrebbero pareggiare su azione d'angolo, ma Incocciati non c'entra la porta. Il derby incorona la Spal, gli allenatori nel dopo partita. Mi ha soddisfatto la prestazione, il carattere, il modo di stare in campo in situazioni qualche volta difficili. È sicuramente il risultato che non ho mai una componente secondaria. Direi che abbiamo avuto, credo, dopo il decimo, sul decimo minuto di gioco del secondo tempo, io li chiamo i soliti, visto che ormai ci siamo abituati, i soliti minuti, pochi o tanti, comunque non vanno mai oltre i 4-5 minuti, chiamatela come volete, disattenzione, pazzia totale, concentrazione che viene a mancare, e mi dispiace perché, ripeto, avevo visto la squadra molto convinta, molto in palla nel primo tempo.